Mancano poche ore alla presentazione di BIT 2011 in compagnia dell'assessore al turismo della provincia di Madirangelo, Garbellano. Grande interesse, naturalmente, dopo aver sentito il direttore generale Perri, ascoltiamo Angelo Garbellano, naturalmente, fautore di una serie di iniziative della provincia di Matera per promuovere il turismo. Allora, assessore Garbellano, quali sono le novità? Soprattutto abbiamo presentato le vie dell'olio per promuovere il turismo enogastronomico, ma ci sono anche grandi eventi qui a BIT 2011, a poche ore dall'inizio. Beh, finalmente siamo qui alla BIT, questa importante vetrina nazionale ed internazionale. La provincia di Matera, insieme alla regione, insieme alla PT, stiamo organizzando, ci stiamo già preparando per i prossimi appuntamenti, quindi parlo del Salone Slow Food a Torino nel prossimo maggio, poi di concerto con le altre amministrazioni provinciali, UNESCO del Mezzogiorno, parteciperemo alla Borsa del Turismo Asiatico e in prospettiva parteciperemo anche al Salone delle Attività Culturali. L'anno scorso ci siamo stati a Venezia ad inizio dicembre. Parteciperemo anche quest'anno. Questi sono i prossimi appuntamenti che abbiamo anzi pianificato. Naturalmente coglieremo tutte le occasioni e tutte le opportunità per poter valorizzare la nostra terra, il nostro territorio e le nostre eccellenze. Tante informazioni qui nello stand della PT Basilicata. Siamo appunto questa intervista a poche ore dal volo dall'aeroporto di Palese. Naturalmente domani c'è questa grande kermesse. Un appello al popolo dei vacanzieri per scoprire la provincia di Matera, assessore. Venite in Basilicata, venite in provincia di Matera perché abbiamo una montagna fantastica, delle dolcissime colline e un mare da fare invidia. Quindi venite perché la provincia di Matera è ospitale. E tante cose buone da mangiare, assessore, soprattutto E etichettate. tantissime cose buone da mangiare che soprattutto dal punto di vista della qualità sono delle eccellenze. Benvenuti in Basilicata.